Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Network, il terzo radio. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Così come la settimana scorsa, oggi aderendo in pieno alla giornata mondiale della radio dell'UNESCO, Organizzazione della Cultura delle Nazioni Unite, e volendo in un solo programma dedicare spazio alla diversità ma anche alla libertà di stampa, vi presenteremo la situazione nell'isola di Cuba con un ospite in trasmissione. A termine del consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast vi potete trovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Salve amici, al microfono Dario Villani. La settimana scorsa abbiamo già dato alcune informazioni circa la giornata mondiale della radio fissata dall'UNESCO delle Nazioni Unite per il 13 febbraio. Fra i temi centrali della giornata, celebrata per la prima volta dall'Accademia Espagnol della Radio, quello di sostenere il pluralismo della radio e difendere la diversità sotto ogni punto di vista. Torna dunque dirompente con il World Radio Day il tema dell'uguaglianza fra i popoli e anche della libertà di espressione e di stampa. Un tema che oggi vogliamo riprendere con una intervista che per praticità abbiamo voluto mantenere così come l'abbiamo registrata, ovvero con le mie domande in italiano e le risposte in spagnolo con un cittadino cubano in visita in un paese europeo e che per ovvie ragioni abbiamo voluto mantenere celata l'identità. Se con la caduta del muro di Berlino è quasi del tutto svanita la cortina di ferro nei paesi comunisti, portando vento di rinnovamento e di libertà, non è la stessa cosa per la piccola isola caraibica di Cuba, che ha visto la dipartita del mitico leader Fidel Castro scomparso appena nel novembre del 2016. Ora al governo c'è ancora suo fratello Raúl Castro, alle spalle dell'attuale presidente Díaz-Canel. Ma la situazione sociale e economica in Cuba è a dir poco disastrosa. Ne parliamo col nostro ospite in trasmissione che introduciamo. Tengo 52 anni, vengo da Cuba, ho lavorato come ufficiale della Forza Armata Rivoluzionaria in Cuba durante 15 anni e dopo che mi ho licenziato ho lavorato come amministratore del ristorante. In Cuba c'è molto turismo italiano, c'è una forte presenza di turisti italiani. Più o meno quanti italiani vengono a visitare Cuba ogni anno? Bueno, no sé en toda Cuba, pero sí hay una fuerte presencia de todos los italianos que van a Cuba. Digamos que en la ciudad donde yo habito sí hay una fuerte inmigración de todos los italianos. En casas de renta, ponen negocio y están tramitando principalmente todo lo que son pensionados. Ahora están tratando de habitar un poco en Cuba y principalmente en mi ciudad. Ecco, hay una idea più o meno di quantificare come numero di italiani, quanti italiani vengono? Bueno, un poco difícil decir una idea, porque, pero sí es bastante, pero cerca de 200, 300 italianos habitan en la ciudad de Santiago de Cuba. ¿Cuánti visitan solamente per vacanze? 1.000, 1.200, 1.300, no sé, sobre los 1.000. ¿Te piace el nuestro país? Sí, me gusta mucho Italia y principalmente Nápoles. Es una manera de aprender lo que no he vivido en mi país.
país, la forma de vivir, la forma de que me puedo expresar, la aspiración a poder tener de todo, que no puedo hacerlo en mi país. Es una forma nueva para mí, una experiencia muy bonita y muy, muy, muy grata, porque tiene esperanza de progresar, que no lo puedo hacer en mi país. Ecco, do per scontato che gli ascoltatori, tutti i nostri ascoltatori, conoscano più o meno la storia del tuo paese, no? L'avvento della rivoluzione di Fidel Castro, eccetera, eccetera. E anche gli ultimi sviluppi, quelli del presidente americano Obama, che voleva rimuovere l'embargo a Cuba e che poi in realtà non si è andato avanti a rimuovere questo embargo. Ecco, a distanza di così tempo, no, dalla rivoluzione cubana, si è realizzato quel sogno che aveva Fidel Castro di, non so, di libertà, di indipendenza? Bueno, en cierta manera sí. El cubano tiene cierta libertad a tener un trabajo, a vivir en paz, a tener una jubilación, a tener una tranquilidad ciudadana dentro del país. Como sistema social, el comandante sí ha hecho grandes cosas, es innegable. El problema de mi país es el problema económico, que la economía no da, las prohibiciones de las leyes como sistema revolucionario socialista limitan mucho al cubano de tener una libre expresión, una libre determinación de su vida. Todo es controlado, no tiene derecho a tener propiedad privada, no tiene derecho a salir adelante económicamente. Por esto es la emigración de todos los cubanos y más a Estados Unidos. La contrarrevolución, la inmigración hacia Miami, hacia Europa, está concebida por esto, porque el cubano no tiene un poder económico, no tiene lo que realmente necesita para estar bien, para tener una vida digna, una libertad de expresión, no la tenemos en Cuba. E infatti sappiamo che è elevatissimo il numero di esuli cubani negli Stati Uniti. Solo a Miami c'è una forte presenza della comunità cubana. Per sfuggire, si può parlare per sfuggire alle persecuzioni da parte del regime? No, no è persecuzione. Nel mio paese tutta l'immigrazione è per problema, sì, disaccordo, problema politico, disaccordo con il governo. Pero es realmente por problemas económicos. Cuba no avanza en la economía del país, no avanza en la economía de que el cubano pueda tener la mínima comodidad, la mínima desarrollo económico para poder sostener su familia y tener una vida cómoda, normal, como todo ciudadano en el capitalismo, por ejemplo. La comparación entre el capitalismo y el socialismo es esa, que pensamos que el capitalismo es malo. Malo es la economía socialista, malo es no tener un trabajo que te lo paguen dignamente, o no, malo es no tener una expresión, no poder hablar, no poder reclamar, porque sí, es perseguido por eso, es sancionado por eso. Ecco, ¿cuáles son las principales risorse económicas de Cuba? Principalmente vivimos del turismo, principalmente es el turismo lo que mantiene prácticamente al país. También la agricultura que hemos desarrollado, la industria del azúcar, así. Pero la fuerte moneda dura que tiene el país de entrada es por toda la inmigración, las remesas que se mandan de afuera de los cubanos, que están trabajando duramente fuera del país y mandan remesas a Cuba. Esto no, el país no invierte nada en esto. Es una fuerte manera también de recibir moneda dura para desarrollar el país. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Invece c'è un po' questo luogo comune che a Cuba si vive sempre suonando la salsa, ballando. È comunque un paese che, nonostante poi queste sacche di povertà, comunque la gente vive nel quotidiano, intendo dire, diciamo allegramente. Questa è una indole dei cubani. Sì, il cubano, per idiosincrasia, è allegre, servizial,
le gusta la fiesta y es trabajador también. Trabaja muy duro también para poder sobrevivir. Más allá de esa alegría que se ve o que transmite el cubano, muy adentro está el sufrimiento, muy adentro está que le falta de todo. Pero es así, nosotros somos así, seguimos adelante y trabajamos duro, aunque nos falte de todo, tratamos de sobrevivir. Porque eso es lo que está haciendo el cubano ahora en Cuba, tratando de sobrevivir a todas las limitaciones que las nuevas leyes de la constitución nueva que han impuesto es lo que está haciendo el cubano ahora, tratando de sobrevivir a eso. Vogliamo entrare un poco più nel merito per quanto riguarda la libertà di espressione che c'è nel tuo paese. È chiaro che le informazioni che ci arrivano a noi qui in Occidente parlano di una limitata libertà di espressione, di libertà di stampa che è limitata nel tuo paese. È vero o non è vero? C'è libertà di stampa? Come sono organizzati? Avete dei giornali, dei canali televisivi pubblici? In Cuba tutti i canali sono del governo, lo rige il governo. Todas las informaciones son controladas por el gobierno. Incluso los periodistas son controlados por el gobierno. Libertad de expresión, no la tenemos. En Cuba se debe decir simplemente lo que tú piensas en el lugar, como nos han implantado, en el lugar adecuado o en la forma adecuada. Pero no se puede denunciar ni hablar abiertamente de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos. Reclamar no es la forma en la que se está reclamando ahora, porque no podemos decir todo lo que queremos decir, todo lo que queremos cambiar. Per contro a questa mancanza di libertà di espressione e di libertà di stampa, credo che ci sia un forte bombardamento, diciamo, di informazione che arriva dall'Occidente. È noto che c'è per esempio la BBC di Londra, la Voce dell'America, che riversa su Cuba una notevole quantità di trasmissioni radiofoniche, è vero? Sì, è vero, però non sono escuchata per tutti i cubani. Ya te digo, toda la radio, toda la prensa, toda la noticia que entran a Cuba son chequeadas por el gobierno, son dirigidas exactamente lo que el gobierno quiere que tú escuches, que le conviene a ellos que tú escuches. Ahora con las redes sociales que tenemos un poco más de libertad, de estar más informado, de estar más conocimiento de lo que está sucediendo a nivel de internacional realmente por las medios sociales, internet, por YouTube, por todos los medios de las redes sociales. Ecco, questo mi sembra un particolare importante, perché ascoltare le emittenti radiofoniche straniere è un po' come da noi, come durante la Seconda Guerra Mondiale, che ascoltare Radio Londra era proibito. Però c'è questa differenza, c'è questa novità, grande novità per Cuba, che è comunque un paese socialista, dell'avvento delle nuove tecnologie, dei new media. C'è Facebook, i social media, c'è internet, non c'è limitazione alla navigazione su internet, quindi diciamo che in un certo senso allora c'è perlomeno la libertà di ascoltare, questo c'è. Sì, tenemos la libertà de escucharla, sì. Internet está filtrada. La radio Martí y la TV Martí no se puede escuchar en mi país. Está prohibida por el gobierno. Y de escuchar noticias, incluso Cuba publica todas las noticias de la guerra, de todo lo que hace Estados Unidos, de todas las cosas. Pero realmente hay temas que al cubano le gustaría escuchar, le gustaría saber. Como por ejemplo, yo he trabajado aquí en la feria de exposiciones de toda la tecnología, de todos los avances que tiene Nápoles, Italia. Eso el cubano quisiera conocerlo, quisiera aprender, pero esas noticias no nos llegan a nosotros, porque para nuestro gobierno el capitalismo es malo, la sociedad de consumo es mala, todo es malo lo del capitalismo. E poi c'è il capitolo anche della libertà di religione. Cuba è un paese storicamente molto cattolico. Abbiamo assistito in passato della visita a Cuba di Giovanni Paolo II, la storica stretta di mano con Fidel Castro, no? Anche questo, cioè, il regime non vieta, diciamo, la libertà di culto, perché a fronte del comunismo che è notoriamente ateo non c'è questa limitazione di... Sì, ora non esiste la limitazione dopo che il Papa ha ido a Cuba. Antes si tú eras militante del partido no podías ser religioso, y si era religioso no podías ser militante del partido, si era militar no podías ser religioso. Ahora no, ahora sí puede ser revolucionario y ser religioso. No tenemos limitaciones con eso. Después de la visita del Papa,
creo que Cuba ha dado un avance en la creencia, en el respeto a la creencia, a ser un poco más católico, a creer más en Dios, a tener más, más esperanza en esta forma de religión, ¿sí? Y te respeta mucho la iglesia, en Cuba se respeta mucho. E ovviamente c'è stata anche la mediazione della Chiesa Cattolica per l'eliminazione dell'embargo. Un embargo che è solo verso gli Stati Uniti o anche verso altri paesi? No, l'embargo solo è con Stati Uniti. Cuba commercia con più di 47 paesi. Tiene relazioni bilaterali con più di 100, 200, 300 paesi che appoggiano a Cuba. In la votazione della ONU si pone di manifiesto tutto l'appoggio che tiene Cuba con rispetto alla comunità internazionale. Però l'embargo sì esiste per parte degli Stati Uniti, la limitazione. Però la peor limitazione e il peor embargo che abbiamo noi stessi è la forma della politica economica che tiene dentro del paese con rispetto al desarrollo del cubano. È mal pagato, è una somos personas que elaboramos, que no tenemos un desarrollo y todo se culpa al gobierno de los Estados Unidos por el embargo. Pero sí existe también un embargo dentro de nosotros que no nos deja avanzar dentro del país. Diciamo che il preambolo, il Congresso americano degli Stati Uniti per l'eliminazione dell'embargo era la possibilità che nel tuo paese ci possano essere quanto prima delle libere elezioni. Ora la nuova Costituzione della Repubblica che si è trasformata dice che in uno dei suoi articoli che il socialismo è irrevocabile in Cuba. Creo que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba no se pone de acuerdo en establecer realmente una idea de cómo solucionar este problema. Y lo que estamos sufriendo somos los cubanos por este problema entre Cuba y Estados Unidos. Torniamo a un argomento un pochettino più meno impegnativo della politica, ¿no? Tu sai che i nostri ascoltatori si occupano soprattutto, sono radioamatori, molti radioamatori. Da parte vostra invece voi ascoltate radio italiane nel tuo paese? Bueno, yo no oigo mucha radio italiana en Cuba. Creo que de Italia conocemos sobre los medios sociales, sobre algunos documentales, noticias que se dan por la televisión cubana, la radio, la televisión del gobierno. No tenemos esa cultura de escuchar radio internacionales. Diciamo che principalmente noi ascoltavamo questa radio per i ritmi e per la musica, perché comunque Radio Havana trasmetteva anche la musica. Sì, la musica sì, tutto lo che è culturale sì, tutto lo che tiene a ver con la cultura sì. Cuba tiene, il cubano sa di molti cantanti famosi italiani come Pavarotti, legendario, e altri che sono famosi, e sì, sì, abbiamo una cultura sulla musica e la cultura italiana. A fronte di tutto quello che abbiamo detto, tu hai qualche altra cosa da aggiungere? Solo fare un chiamato a tutti i cubani che stiamo fuori del paese, ma qui in Europa, che traten di aprire gli occhi a nostri hermanos in Cuba, che il capitalismo non è tan malo come dicen, e qui si descubre tanta verità e di tanta mentira che non hanno detto a noi, che realmente per saperlo de verdad hay que vivirla, hay que estar fuera para darte cuenta que otra vida es otra forma de vivir, es una esperanza a ser mejor. Come vedi il nostro sistema di governo, no, italiano? Noi abbiamo, voi nel vostro paese avete un solo partito, in Italia ne abbiamo penso oltre 20, no? Ci abbiamo, sì. Al di là del socialismo, credi che si possa arrivare anche a Cuba a avere una forma di governo con più partiti? No, Cuba no está preparada, creo, para tener varios partidos como en Italia, para tener esta democracia que tenemos. Son 61 años con un solo partido. Ya las generaciones de mis abuelos, bisabuelos que vivieron eso de diferentes partidos, ya las nuevas generaciones no tienen esa cultura, no tienen esa experiencia de vivirlo. El cambio económico sí debe de haberlo. Y si no hay un cambio político, no va a haber un cambio económico. Eso es real. Torniamo un attimino di nuovo al World Radio Day. Cosa possiamo dire circa, ad esempio, il proposito della radio in campo di protezione civile? Proprio qualche giorno fa c'è stato un violento terremoto, no, che ha colpito Cuba. Sì, se hay algo che si ha puesto in pratica
y que realmente ha dado buenos resultados es que la radio es fundamental en la divulgación principalmente de los temblores, de los ciclones. Gracias a la labor que se ha hecho con la radio, con todos los medios de difusión masiva, Cuba está preparada y ha demostrado que tiene una alta preparación en la defensa y la prevención de estos fenómenos naturales. En mi país, todos los años pasa un ciclón, ahora mismo en Santiago de Cuba se ha sentido un temblor de 7,4 y realmente la población sí está protegida en este sentido, sí lo está, y está preparada, sabe lo que tiene que hacer, está educada en esta forma de defenderse y de precaver los medios. En eso el gobierno sí ha puesto todo el empeño en hacerlo, e la radio juega un papel fondamentale in eso. Va bene, allora per me questo oggi può bastare. Io ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione e spero di averti quanto prima ospite nel programma. Grazie a te per la entrevista, nunca mi habían entrevistado sobre lo que yo pienso. Por primera vez puedo decir libremente lo que pienso en una radio o en un medio de difusión masiva. Gracias a ti por darme la oportunidad y gracias a Italia por darme la oportunidad de tener una esperanza de una vida mejor. Gracias a ti. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos, que lo sé yo. Smoking if you got it, cause it's going down. Todo lo que quiero eres tú. They never get to heaven, cause I don't know how. Quédate. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Accordo fra Ministero della Salute e Facebook su informazione coronavirus. Ogni ricerca suggerirà di visitare il sito del Ministero. L'accordo del Ministero della Salute segue quello già sottoscritto con Twitter per la corretta informazione sui social media. Di conseguenza ogni ricerca sul coronavirus suggerirà di visitare il sito del Ministero della Salute. Lo annuncia sul proprio profilo Facebook il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando che la corretta informazione è parte della prevenzione. E intanto la Ericsson si ritira dal mondo Mobile World Congress, la più importante fiera al mondo di telefonia, prevista a fine febbraio a Barcellona, per la diffusione del coronavirus. Dopo un'estesa valutazione interna del rischio, abbiamo deciso di adottare ulteriori misure precauzionali ritirandoci dal Mobile World Congress di Barcellona 2020, scrive la società svedese sul suo sito. Apprezziamo il fatto che gli organizzatori della fiera abbia fatto tutto il possibile per controllare il rischio. Tuttavia, abbiamo ogni giorno migliaia di visitatori nei nostri spazi e non possiamo garantire la salute e la sicurezza loro e dei dipendenti. La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, clienti e altre parti interessate sono la nostra massima priorità. Questa decisione non è stata presa alla leggera, è un peccato, ma crediamo fermamente che la decisione commerciale più responsabile sia quella di ritirare la nostra partecipazione all'evento di quest'anno. Per mostrare le sue novità, l'azienda organizzerà eventi locali chiamati Ericsson Unboxed, realizzato un software che fa pulizia nello spazio di archiviazione del proprio smart PHPN e si chiama App Streamer. Trasmette dati da un server all'app. Il software trasmette dati e risorse di codice ad un'app da un server cloud quando necessario, consentendo all'applicazione stessa di utilizzare solo lo spazio necessario su un telefono in qualsiasi momento. È lo stesso modo in cui i film di Netflix non sono effettivamente archiviati su un computer, evidenzia Saura B. Akabarci, professore di ingegneria elettrica e informatica della Purdue University. Vengono trasmessi in streaming mentre li guardiamo. Il team di ricerca ha mostrato in uno studio in che modo AppStreamer riduce i requisiti di archiviazione di almeno l'85% per le app di giochi popolari su Android. Il software mescola perfettamente i dati tra un'app e un server cloud senza arrestare il gioco. La maggior parte dei partecipanti allo studio non ha notato differenze nell'esperienza di gioco mentre l'app utilizzava AppStreamer. Un buon digital manager può fare la differenza quanto un ottimo chef.
Ne è convinto il vicepresidente vicario di FIP, Aldo Cursano, che ha presentato, a una platea di oltre 200 ragazzi, il progetto Ristorazione 4.0, la buona scuola è servita, ideato da FIP Confcommercio. Secondo alcune stime, i servizi digitali possono determinare una crescita di fatturato di un locale fino al 30%. Saper rispondere ai commenti social, saper costruire una strategia di web marketing efficace e capire come sfruttare al meglio un servizio innovativo, ha sottolineato Cursano quale l'home delivery. È divenuto essenziale quanto saper consigliare il miglior vino. Con questo progetto i ragazzi acquisiranno competenze quali autonomia, imprenditorialità, capacità relazionali e lavoro di gruppo, necessarie a trovare lavoro in un settore in costante trasformazione qual è quello della ristorazione. Attraverso le lezioni di TripAdvisor, Google, Fefork e Glovo, i ragazzi avranno la possibilità di apprendere sul campo funzionalità ed usi dei nuovi strumenti che stanno rivoluzionando le modalità di gestione delle imprese e di svolgere un tirocinio all'interno di alcune aziende del settore dei pubblici esercizi, sempre più aperto al digitale e ai millennials. Nel progetto formativo FIP e Confcommercio avrà il compito di illustrare il ruolo ed il valore della ristorazione, mettendo in evidenza i trend della domanda e dell'offerta. Fefork illustrerà lo scenario del marketing della ristorazione e la piattaforma delle prenotazioni online, mentre gli esperti di TripAdvisor faranno sviluppare negli studenti la capacità di gestire sia le prenotazioni che le recensioni online. Glovo spiegherà il servizio del food delivery e i suoi vantaggi illustrando le funzionalità della piattaforma. Infine Google illustrerà agli studenti le potenzialità e funzioni professionali del portale, tra cui come creare e sviluppare la propria presenza online. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e con il canale Radio Magazine Official su YouTube. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.